Buongiorno appassionati di sports, sono Mirko Headshot Valente e oggi andremo a vedere nel dettaglio come si svolgerà il mondiale di quest'anno, ambientato in Cina. Per la prima volta 24 squadre competeranno in tre diverse fasi, i play-in, la fase a gironi e le eliminatorie. Nelle play-in, giocate a Wuhan, si sfideranno 12 squadre tra le quali le vincitrici dei tornei in Brasile, nel Commonwealth degli Stati Indipendenti, in Giappone, America Latina del Nord e del Sud, Oceania e Turchia. Inoltre, sarà presente anche la seconda classificata nel Sud-Est asiatico e i terzi seed in Cina, Europa, Nord America e dell'LMS. I team sono stati divisi in 4 gruppi da 3 e si sfideranno in Best of One Double Round Robin, cioè ci sarà un girone di andata e uno di ritorno, a partire dal 23 fino al 26 settembre e dal 28 al 29 settembre alle ore 10 del mattino. Il 12 settembre sono state sorteggiate le squadre e la disposizione è la seguente. Nel gruppo A si scontreranno Team WE per la Cina, Gambit Gaming per il Commonwealth degli Stati Indipendenti e Lion Gaming per l'America Latina del Nord. Nel gruppo B, Cloud9 per Nord America, Team One per il Brasile e Dire Wolves per l'Oceania. Nel gruppo C, i Fnatic per l'Europa, Young Generation per il Sud-Est asiatico e Chaos Latin Gaming per l'America Latina del Sud. E infine, nel gruppo D, Hong Kong Attitude per gli LMS, 1907 Fenerbahce per la Turchia e Rampage per il Giappone. I primi due team per gruppo avanzeranno nella seconda fase, dove i primi e i secondi classificati verranno casualmente accoppiati e combatteranno in una best of 5 che porterà i vincitori ai gironi. Ad aspettarli ci saranno altri 12 team provenienti dalle prime 3 posizioni coreane, le prime 2 della Cina, Europa, Nord America e dell'MS, e infine il top seed del sud-est asiatico grazie alle sue prestazioni durante i Mid-Season Invitational. Questi 16 team verranno divisi in 4 gruppi da 4 e competeranno in Best of One Double Round Robin a partire dal 5 all'8 ottobre alle 9 di mattina e dal 12 al 15 ottobre alle 6 di mattina. I sorteggi parziali sono i seguenti. Nel gruppo A, il primo classificato in Cina, Edward Gaming, i secondi classificati in Corea, SK Telecom T1 e i secondi per l'LMS, AHQ. L'ultimo posto spetterà a uno dei team provenienti dal play-in, tranne per gli Hong Kong Attitude e il Team WE, essendo che la loro regione è già rappresentata nel gruppo. Ciò significa che se i Fnatic o i C9 dovessero passare, probabilmente verranno sorteggiati qui. Nel gruppo B, il primo classificato in Corea Longzhu Gaming, il secondo classificato in Nord America Immortals e i Gigabyte Marines provenienti dal sud-est asiatico. Per la stessa ragione menzionata prima, i Cloud9 non potranno essere sorteggiati in questo gruppo, mentre tutte le altre squadre sì. Nel gruppo C si sfideranno i primi classificati in Europa, G2 Esports, i terzi classificati in Corea, Samsung Galaxy, e i secondi classificati in Cina, Royal Never Give Up. Nel caso dovessero passare, Fnatic e Team WE non saranno ammessi in questo gruppo. Infine, nel gruppo D ci saranno i primi classificati negli LMS Flash Wolves, i secondi classificati in Europa Misfits e i primi classificati in Nord America TSM. In questo gruppo né Fnatic né Cloud9 saranno ammessi, come nemmeno gli Hong Kong Attitude. Le prime due squadre per gruppo passeranno ai quarti di finale, che andranno in onda dal 19 al 22 ottobre alle 10 del mattino e si sfideranno in una best of 5. Chi vincerà passerà alle semifinali, che si svolgeranno il 28 e il 29 ottobre sempre alle 10. Fino ad arrivare alla finale il 3 novembre alle 9:30. Se volete avere più informazioni sui singoli team, in descrizione trovate i VOD di Personal Gamer sul Group Draft con le previsioni di Kenren e Tobz e la puntata di Fuori dal Rift dedicata con Feracton, Norarion e Lazuriel. Ci vediamo ai mondiali!